Cioè, in realtà no, non sono nefreghista, però non sono Liga, proprio amiche che mi passati nel toccano, super e diciamo. benvenuto nelle cagne di Gallo. Questi. Cioè, non riesco a dire oddio. Ancora che ti regalo soldi o Non so come lecci a spiegarti, sono mezzo molto stream. distaccato. Molto distaccato da sta cosa, capito? Non mi importa veramente niente. Sinceramente non mi importa niente. Zero. Quindi sì, in realtà a questo punto dalle persone che non conosco sono un po' menefreghista. Non con tutte, dipende dalla situazione, però in questi casi veramente zero. Grazie mille, Squiz. 9 mesi. Non posso essere. Non posso essere più divulgativo nelle informazioni che vorrei darti, mate. Perché sennò probabilmente sarei bannato da Twitch. Quindi. Grazie mille, Squiz. Benvenuto nei canicani, bro. Ti ho portato dove fa soldi. Soldi non servono a un cazzo una vita. Se non hanno un tetto sopra la testa e basta. E te pare? Te pare che c'ho un Nico Toppa, pezzo de... Addì? Ma è una gioia. Ma in teoria P è free kill se viene da lì. Tiamat, Spectre, Ramusedra, Spirit Visage. Che ti mano loro? C'hanno tutti AD, ovvio. Ovvio, c'ho la P contro top e loro chissà tutti AD. Mannaggia. Sembra così ovvio. Chi c'ha Twitch? Che pussi. Che cazzo di pussi. No, io gioco, non mi importa niente, poi che fa? Comunque vedete sto matchup, vado alla stem e non mi fai danni. Proprio capire quante volte dovete give appare CS e poi quelli che devo prendere li perdo, quindi XD. Poi fa capire quante volte dovreste give appare CS in una lane del genere. Ho già 3 skill, ovvio. E ho fatto prendere il cannone perché sono un cazzo di god. Ma se metto no remake? Metto sì, dai, che non voglio perdere. Ah, coglione. Oh, oh, oh! A pezzo del merda! Sempre così, oh. Vinco la lane, o succede che c'è il remake, o succede che... è allucinante, sempre così, oh. È sempre così. Porca miseria, oh, è sempre così. Raga, ma vi giuro che è sempre così, eh. Alla modo vado a strillare a mia madre, perché mi ha già rotto il cazzo. Si accendo l'aria. Porco dinci, perché ho deciso di non bestemmiare più. Tu non puoi. Mamma. Ragazzi, devo confessarvi una cosa. Mamma ha fatto una brutta fine. Ha fatto una brutta fine, mamma cane, ragazzi. Veramente una brutta fine. Pog, mia madre mi ha detto compleanno, ti voglio regalare una sedia da gaming, Daniele, sceglila tu. Tetto massimo 500 euro. Minchia. Minghie. Oh, sunshine. Allora, fammi vedere un po' cosa possiamo vedere in tempo perso. Allora. Mettiamo sinapse. Sinapse. Mentre vediamo. Mentre aspettiamo la coda. Facciamo qualche video di sinapse. Sinapse.
Fatela fare personalizzata, che cosa? La sedia, dici? 9 per Guys, we are doing a $1,000 giveaway. It is extremely easy to enter. All you have to do is click on the link in the description. There's going to be a bunch of winners, so good luck to everyone. Really strange. And it's just great to see Team Liquid. Oh! Jensen Wait, c'ha lo scudo. Got the fucking shield? Sì, non stare storti, raga. Wait, that's... I hope... Please don't get clapped, dude. This is only great if you don't get clapped. OG tried to TP in. A little early on the queue there. Mithy is on front. Not gonna find any knockups just yet, though. They're gonna try, though. He's gonna be pulled right back in. Mithy, I've seen that TP before back on TSM. And he might just drop yet again. Big damage, though. He might pick it up. Swift Scared will go down. And Mithy, will he walk away? Oh. He actually does. You gotta be kidding. The flash Q not gonna land either. And would you believe it? What a teleport from Mithy. Now here comes Nuke Duck. He's ready for the fight. Level 6, he goes on Niski. Flash finds a stun. Q's gonna kill Niski. And now the chase down. They're gonna try for a little bit more. On a killing spree. Stato... What a setup. Mithy had it all along. Holy shit, ma che cazzo hanno fatto? Big brain play. Dunamic, the Yanko's now hovering around the top side. Repeat Rig's gank back from too. Rig. Oh, this could actually be really good for G2. I think, you know, if they go in not expecting Yanko's to be here, Wonder's level 3. He's going to be really strong here. Hookshot. What? Jubated. Jebated. Jebated. Ah, jebedato, jebedato, the god. Comunque è stato un frangente in cui l'ha visto Pike, secondo me, guarda. Guardate qua. Guardate qua. Ecco, qua l'hanno visto. L'hanno spottato. He's gonna be really strong here. What? All right, well, that happened. Definitely diffused a little bit of the tension. Yeah. I was pretty disappointed about us getting, like, smashed. Che modicone è? Unimille. Thanks for the pride bisexual. LOL, pure... Ah, glielo scrive in automatico. Glielo scrive in automatico, ragazzi. A Sandro, che ha donato quei cheers per... il... Lol. Grazie mille, Rider, di cheers. Allora, c'ho una voglia matta di giocare un champion fuori dalle righe. Però se perdo torno in the D. Sì, dico vaffanculo. Si vive una volta sola. G2 on Origin, it felt really bad. Also, I wanted to beat Perks and Mithy, but didn't, that didn't happen. So, but yeah, this tournament is a learning experience for everyone. I think it's good that we get smashed like this because it's an eye opener for NA as a region that we're just bad. So, yeah, I mean we can laugh, but we are really bad. And the games that TL and C9 are winning are their opponents are just trolling. And overall, EU came to the tournament and they're actually just trolling and half, not even like trying half to win. So it feels bad, but it's a good. Ma si chiama Zveno Niels, mica mi ricordo. Si chiama prima Niels. As that turret is going to fall, still they've got their last player alive now. It could be a 5-on-5, but a stun of the backline first very low. Olsen is finding some space, but no, it's going to be kills picked up. Team Liquid pushing into the base. The ult not going to happen for Yankos, and the heals will continue. A flash will find another stun. Mickey jumps in, but he's going to drop anyway. 2 versus 5. G2 cannot defend this one, and Team Liquid looks like a group stage win over G2 is happening. TL are going for the Nexus now. Yankos and Caps can do absolutely nothing. One there. Top. E se Giovanni top. Madonna, ma Malagaser è fortissimo contro Loi. No, non è rapì Shivan, ragazzi. Shoddy. Oddio, sì. Holy shit, rapì. Ha trollato.
Well, Grabs gave him 50, 50, but TL definitely made it. Sì, Rift era da troll, non lo dici. Ma Rift Ravas, dove li fanno? You kind of said that EU has you guys in a few of the points across the game, and that was just the truth. What do you think for NA are the low-hanging fruits where we can start to attack those points of weakness and get on a level? Raga, hanno doggiato. Chi vi ricorda questo qua? Rift Ravas lo fa in America, mi sembra un fair. No, Wukong. Vabbè, sei veramente toxic, metti dubbio onest. Chi vi ricorda? Di streamer italiano. Di streamer italiano. Ma che me, ma che cazzo? Toxic. Nagatomo. Ma nessuno di due mi assomiglia, quindi anche se fosse. Quella a sinistra, ragazzi. Io sono solo i cani italiani e 22. Jacopo, tu sei un leccaculo, mate. Io ho visto nel streaming delle ragazze. Solo nel streaming delle ragazze a spammare merda con quell'altro che si chiama Blame. Ecco, è lui, ragazzi. Qua è proprio lui, guarda. È lui. È Shiroe. Oddio, è Shiroe. No, non è Shiroe. È sul sino. È sul sino. Bravo, Morca. Ah, tu. Questo è toxic as fuck. È sul sino, ragazzi. Ma la t'ho buttata a caso, Jacopo. Ho indovinato. Un cazzo di genio. È sul, è lui. È uguale a Sulz. Yes, this is really interesting here. From... Cloud9. Vogliamo prendere la foto di Sulzino? Guardate, aspettate. Fammi vedere. Vediamo un attimo se riesco a prendere una foto di Sulzino. Lo rimetto qua, sennò non si vede. Ok, allora. E un po' se lo trovo. Eccolo qua. Siete pronti? Mo dimmi se non è sul sino, eh. Aspettate. Fammi piccare. Che avevo piccato prima? Mica mi sono già scordato. Il low che avevo piccato. Contro Ash non è proprio... contro Ash, però questo. Allora, siete pronti? Allora, mo' dite se non è lui, guardate. Ditemi se non è lui. È sul sino, è uguale. È uguale a sul sino, guardate. È lui, sul sino. È lui, è uguale. È identico, guardate pure la faccia, si guarda uguale. È uguale. Sembrano quasi la stessa persona. Oh, allucinante. For NA are the low hanging fruits where we can start to attack those points of weakness and get on a level where we're just smashing. Some plates. Yes, this is really interesting here from Cloud9, they're stuck on this side of the jungle. If we actually look at the map, we try to get a little bit closer here, we see there's a big play going on in, and then we uncover the real root of this replay. It's just the simple truth. EU is greater than NA. There it is. Yep, that's science. That's a color castle right there. Yep, solved. That's really all we have to break down the rest of this game. Keep playing. Oh! He keybladed. They were gonna Beyblade. That was a key. Fammi vedere un attimo, Nukta. Oh. Keyblade.
Oh, and he keybladed. Hey, wasn't a Beyblade, that was a keyblade. E ha fatto le Q e poi le Q ulti. The God. Ah, no. Ma stream ancora Rush. Easy. Oddio, è lui. Oddio, no, raga, vabbè, non ci posso credere. Ma giù ti vuole sul sino. Oh my god. No, raga, non ci posso credere. Anche questo, no, vabbè. Allora, non sto scherzando, magari mi sbaglio io. Ditemi se anche questo non è quello sul sino. Oh, porca troia, allucinante. Oh, allucinante. Oh, sono identici. Non ci posso credere. Porca miseria. Porca miseria. Siglia. Vado da Paolo che fa più ridere. Big, tu sei veramente toxic. Vai, vai. Vai da Paolo. Ragazzi, a proposito, ho una domanda. Paolo fa la maratona l'8 luglio. Io l'8 luglio comunque ho momento di stream lo stesso. Solo la sera ci mettiamo la chill. O voi pensate che sia meglio non streamare? Cioè, a me non importa, vi dico la verità. A me non importa. Però allora streamiamo. Ma che cazzo sono strancula. Ma vaffanculo a Paolo, go. Madonna, Flash Ghost. Flash Ghost Aftershock. Sapete che fine fa sta linea, ragazzi? C'è una leggenda. Ogni volta che si vede il primo minion si perde la partita. Ci credete a sta leggenda voi? Un morsettino. Così no, però, t'ho dato un morso per ridere io. Ecco, stronzo. E guarda che fascia. Non lo fa a Q, eh. Che c'hanno, German Giungla. Guarda questo che dive qua. Guarda che dive potential che c'ha. Se non mi fossi fatto prendere la sua Q sarebbe stato pure meglio. Accio però. Prima. E allora sono stronzo io. Vaffanculo. Mi ha fatto frizzare quel male. Altri mini giri da Rider. Porca pupazza, mate. Grazie mille, mate. Questo perché l'Ice lo fa un campo in più. Ragazzi, se non si fosse fatto quel campo in più, avremmo fatto double kill. Top è messa malissimo, lo puoi... Vedete, tutte situazioni, sembra una cazzata, ma guardate che situazione, la top è messa malissimo come wave adesso. Cioè, non posso fare nulla su sta wave.
Se muove pure che arrivo là un'altra volta. Vaffanculo. Ma vaffanculo. Vabbè, lui non c'ha il TP in realtà, però. Perché va? Da questa squadra lui non c'ha il TP. Io qua non andrò da loro. Ok, preso. Allora, se lui qua mi prende 10, sinceramente non me ne frega un cazzo. Farmo il minion e vado back. Voglio fare un altro gank top, signora? Un gank della squadra sarebbe veramente buono, che sono tantissimo blind io. Fuori lei è stato tanto blind. Stavo se lei si ci mandare blind entrambi, porca miseria. Ma allora, che molto meglio il gank mid piuttosto che noi in realtà. Però top è più facile gank. Guarda sto minion, porco dinci. Bah. Sì, sarà se scarsa. Darius molto bravo a rispettare, però non c'è a rispettare XD. L'ha vista. What? Però già può fare la combo da snareddato. Qua gli va più uno sto minion. Lui farà il 6 prima di noi. Prendiamo l'SS. Buono mid. Dobbiamo fare assolutamente... Cioè, buono bot, non mid. Ma fa assolutamente il 6 prima di lui o giocare super aggro adesso. Lui fa il secondo di questi. Ma lo kill anche se fa il 6 actually adesso. Non c'ho mana. Fa il 6 sicuramente uno di questi due, credo. No, ma comunque quanto caso sta blind? What the fuck? Non c'è pianta. Ah, purtroppo non c'ho abbastanza mana per la combo. Quindi non credo che andrò a greedy. Metterò la setare e se lui fa un errore lo pigliamo. Ci sono le gambe sottotitoli, mi fa la combo. E non me lo linna. Lo andiamo a killare qua. Buoni, troppo regalo qua perché abbiamo un ottimo wave noi. E non è andato il TP. Però sia molto molto buono collocarla qua. E cercare di farla rimanere qua. Per avere pressure. E così fa perdere lui un po' di CS. 159. Pigliamo che ci sia qualcuno topside. Non so chi. Forse Jarva, immagino. Oh, ho finito il buff della D. Buono. Lui c'è ancora l'aftershock, quindi dobbiamo stare molto attenti. Non sappiamo dove sia il Roggiano. Grazie per il sub e benvenuto nei cagni di cane. Clean.
Viga SNR col subo con Twitch Prime. Grazie tante, Viga. Benvenuto alle Gagne di Cane per il primo mese, mate. Spero tu ti possa trovare bene a tuo agio in questa streaming. Regaliamo. Andiamo di Tiamat. Comunque abbiamo giocato molto molto bene qua, eh. Anzi no, pusherò tanto tanto l'uno al TP. Non mi ha pushato così a Pieri. Ho fatto W ulti perché W mi amplifica le cure. Quindi amplificandomi le cure mi amplifica la cura di ulti. E poi ovviamente mi dà attack speed per tradare. Buona, posso anche non tippare. Non vediamo. Certo che è forte, tanto al top, ragazzi. Che domanda è? È a corso, sto figlio di puttana, a corso. Potremmo andare anche di Gauntlet, però non so se sia la scelta migliore, sinceramente. Andrò più di bot. Come Tash, eh? End my suffering. Toxic. Quindi possiamo decidere cosa buildare. Il Gauntlet non è un item proprio forte, forte, secondo me. Possiamo buildare la Triforce, però. Se vedete. Credo ci possa stare a buildare la Triforce questo game. E la builderò. Perché mi serve cooldown. O forse Black Cleaver anche. Black Cleaver o... Oh. Black Cleaver, eh? Comunque lui con l'Aftershock gli levo una marea di cure io. Forse sono anche Executioner volendo, però non credo sia necessario. Lascerò decidere a voi, ragazzi. Triforce o Black Cleaver, dai, decidete voi. Credo che vadano bene entrambe. Diga. Grazie per il sub e benvenuto alle Gagne di Cane. Perché non è scappata? Exerial 99 con il sub con Twitch Prime. Andremo di... Credo sia ok buildare comunque Triforce. Mi dà pure... una discreta tankiness, diciamo. Non troppo, manco troppo poca. Grazie mille, Exerial. Benvenuto alle Gagne di Cane, bro. Grazie tanto del supporto. Ecco fatto, è venuto fit stop. Avrebbe gridato sicuramente Fizz là. Poi ha fatto il giro lungo perché noi stavamo aspettando là. Se no stava qui lui. Capito? Ah, dici Rider, ok. Prendiamo un altro blade sicuro. Missa Fizz. Uno muore sicuro, credo. Mi sei un po' tanchi, eh. Come fa a correre più di me? Sinceramente non lo so. C'ho le scarpe chiuse e il phage. Sapete che possiamo fare come stile good as fuck? Black Cleaver Gauntlet.
Madonna, quasi quasi. Non mi ha mai tato, mai. Black Cleaver Gauntlet, come la vedete, ragazzi? E la daga ce la lasciamo intanto, adesso riesco a lasciarla piuttosto che venderla. Ah, aveva costato, dici? Può essere. Magari ci possiamo fare la... Iron King mi sembra useless in realtà. Andiamo di Gauntlet. Ci dà un po' di armor, cooldown e soprattutto slow. Il cooldown è importante, io sono sottrando quando si maxa lei. Oh, benissimo. C'ho le Mercury Bike? No, mazza, è durato così poco. Ci abbiamo ottimi controlli noi. Andiamo bot, cooldown, sì. Abbiamo 40% CD con Black Leader e Gauntlet. Foto giù alla meglio, decisamente. E non farmi tutte quelle Q. Con Gauntlet di certo sta cosa non succederà più perché abbiamo una marea di slow e più cooldown. E quindi possiamo stare vicino al culo. Darius verrà bot sicuramente, per questo non ho creduto per... Forse due top attacchi da due bot, voto pure dare in realtà. E questa può, essere, può diventare uno setter tranquillamente, a meno che non vogliamo fare un king. Assist, baby. Assist, baby. Pushiamo bot. Eh sì, è vero. Quello che sta build è fortissimo, raga. Sottrando Black Leader Gauntlet è proprio one skilled required. Guardate, sono full HP ancora. Ma c'è fatto fare... C'è dell'altra cosa, l'ho tirato dritto? Holy shit. Ho tirato dritto. Eh sì, quando usa l'aftershock di rese buone 3. Lul. Ma in face dipende molto. Guarda che è un champion molto versatile. Cioè puoi farti free gankare quante volte vuoi. Il pillar ogni 9,9 secondi. E ce l'abbiamo a livello 4. Ulti ogni 44 secondi, livello 2.
Vado da qua. C'ho di nuovo la ulti, io, by the way. Lei ogni 8,8. Dica. Grazie per il sub e benvenuto alle cagne di cane. Sito io morsettina the game 966. Questo deve essere una cosa surreale. Grazie mille Jacopo, benvenuto nelle grandi canne del 27esimo mese di fila. Pugni in chat. Eravamo a 0 punti ragazzi, ma non ci siamo arresi. We still here, guys. We still here. We still here. Facci vedere i punti. Più 15. Ottimo punteggio, ragazzi. Io...